Ancora un segno negativo per il saldo occupazionale nella provincia di Arezzo, meno 210 unità nel 2016, secondo la previsione della Camera di Commercio Aretina presentata all'interno del 20° rapporto Excelsior. Una variazione negativa che presenta comunque un leggero miglioramento rispetto ai dati del 2015, che si è chiuso con un saldo occupazionale pari a meno 520 unità. Arezzo, con un tasso di assunzione, ossia il rapporto tra le assunzioni previste ed il numero dei lavoratori dell'anno precedente del 4,6%, si colloca così all'ultimo posto nella graduatoria regionale. Ed è proprio alla luce di questa istantanea che presenta alcune ombre che ci siamo interrogati sul ruolo del Centro per l'Impiego, ente che tra gli altri compiti ha quello di intermediare tra domanda ed offerta di lavoro. Ci sono persone competenti, gentili e spero che possa servire per nuove attività. Ecco, riesce a raccordare la domanda e l'offerta di lavoro oggi? No, assolutamente no, nel senso che comunque l'offerta ad oggi è poca per la domanda che c'è. Vengo qui a fare il colloquio perché ci devo venire, altrimenti mi tolgono alcuni benefici tipo esenzione dal ticket e queste cose qui. Però insomma, no, il lavoro se te lo devi trovare, te lo devi trovare da sola. Purtroppo è così. Funziona. Ecco, riesci a raccordare domanda e offerta di lavoro? No, perché non c'è il lavoro, ma non per colpa loro. Sì, per me è utile, ma dipende dalla fortuna. Ecco, riesce a trovare un lavoro a chi lo cerca? Da ora non ho trovato niente, ma da ora sto provando a cercarlo. Non c'è lavoro, ci sono pochi lavoro. Tanti gente, pochi lavoro. Ma hanno ancora un ruolo funzionale i centri per l'impiego? Beh, hanno un ruolo istituzionale di censimento di quella che è la manodopera, però chiaramente le politiche attive del lavoro devono iniziare. Avevamo iniziato con questo governo a fare politiche attive, ora tutto si è stoppato con il referendum. Vediamo in futuro. Bisogna passare da una logica di censimento a una logica appunto che il lavoratore magari viene retribuito in parte anche quando fa un tipo di formazione per rimettersi in gioco nel mercato del lavoro.